Ciao ragazzi, buona giornata e bentornati nella mia serie dedicata al mondo della Parkside. Oggi parliamo di pialla batteria, quindi come vedete è questa, è piccolissima, molto compatta. Appena l'ho vista non ho resistito, ho dovuto comprarla per forza. Ero andato alla Lidl per comprare il tassellatore 12 volte e mi hanno detto che c'era in promozione il tassellatore 12 volte. Sono andato per comprarlo e mi sono trovato, con mia grande sorpresa, una pialla batteria. Quindi l'ho comprata, niente, oggi vediamo di recensirla. Se funziona bene sono molto contento, anche perché ogni tanto utilizzo la pialla, però come si chiama, utilizzo per fare lavori piccoli e ogni volta devo collegare cavi o controcavi prolunghe per usarla 2 mm. Quindi se funziona bene sono molto molto soddisfatto. Niente, pialla che pesa 1,5 kg, anche se è piccola pesa tanto. Questo perché? Perché le basi delle pialle hanno sempre in metallo, quindi questa per esempio è in ghisa, quindi solo questa dà un notevole peso all'attrezzo. È attrezzo comunque molto solido, si vede anche molto, è costruito sempre in plastica, in plastica mi sembra abbastanza buona, è migliore del solito. E la particolarità di questo attrezzo qual è anche? Primo che è brushless, quindi è il primo attrezzo che trovo alla Lidl della Parkside di questa serie, è brushless. Seconda cosa, fa parte della nuova serie che si chiama X12 Volte Team, quindi vuol dire che questa batteria potete utilizzarla anche sugli attrezzi che usciranno in futuro. In più è anche compatibile con un nuovo tipo di batteria, che vedete, questo è 2 A, esiste un'altra batteria che è grossa, è 4 A, in Italia non l'hanno ancora messa in vendita, la vendono sul sito della Parkside Germania, solo mi costerebbe più di spese di spedizione che della batteria, però appena la vendono in Italia la compro, così la testiamo. Cosa anche molto gradita, come vedete qua c'è una fresatura V, questa serve per piallare gli spigoli, quindi quando facciamo i pannelli o i tavoli, se vogliamo piallare, come si dice, l'angolo, si può fare con questa piallatura, con questa pialla. Niente, classici 3 LED per la gestione della batteria, per vedere quanto dura la batteria. La batteria sicuramente durerà pochissimo perché una pialla consuma tanto, per fortuna è brushless, quindi ha una riduzione di consumo della batteria, però io ho comprato anche una batteria in più, c'era in promozione anche queste batterie, 14 euro l'una, quindi ne ho presa una in più. Come vi dicevo, LED è qui in alto, piallatura che ha i coltelli di 56 mm, quindi si può piallare fino a 56 mm. Qui come vedete troviamo il pomolo per la regolazione della piallatura, che parte chiaramente da zero e arriva fino a 2 mm. Vedremo poi a 2 mm se sarà messa sotto sforzo oppure se piallerà bene. In più cosa fa? Gira fino a 14.500 giri, non sono tantissimi. Comunque dopo testiamo e niente, cosa facciamo ora? Vediamo cosa c'è contenuto nella scatola, anche se c'è pochissimo, di solito c'è molto di più nella Parkside, nelle scatole della Parkside. Mi piacciono anche perché oltre alla borsetta che è molto comoda, all'interno si trovano sempre, come si chiama, l'attrezzatura di ricambio, oppure punte e attrezzi del genere. Invece qui, come si dice, con mio grande rammarico, non troviamo al suo interno niente, è cosa non molto gradita, visto che questi coltelli, dov'è che li troviamo? Da 56 mm, sono piccolissimi, spero che siano compatibili quelli della Bosch, perché anche la Bosch fa una pialla così piccola. Questa è la classica confezione, come al solito, che all'interno, come vedete, c'è contenuta la sua borsetta. Qui, come vedete, c'è segnato che la batteria è la nuova batteria agli ioni di litio 12X Team, 12 volte 2 ampere, quindi questa è la potenza della batteria. Batteria che si carica in 60 minuti, questo non cambia, è sempre stato così per le batterie da 12 volte, e giri al minuto sono 14.500. 3 anni di garanzia, io ho comprato con la fattura, se dovete saperlo, se volete comprare questa attrezzatura con la fattura, vi fanno solamente 2 anni di garanzia e non 3. Questa è la borsetta, la classica borsetta della Parkside, anche se è molto più grossa rispetto alle altre. Ecco, questo è quello che c'è contenuto al suo interno, praticamente niente. Il minimo indispensabile, il caricabatteria, il libretto delle istruzioni, chiavetta per cambiare le lame e poi questo che è, come si dice, l'adattatore per i trucioli, quindi qui si può collegare l'aspiratore per i trucioli. Dove si collega? Si collega qui. Si può collegare sia da una parte
che dall'altra dipende da che parte noi stiamo lavorando, così il tubo non farà la curva e non ci darà fastidio. Questa invece cos'è? È una vaschetta che serve per spostare l'asportazione dei truccioli. Quindi se noi la colleghiamo di qua, i truccioli verranno espulsi da questa parte. Se noi chiaramente la inseriamo dall'altra parte, i truccioli verranno eliminati dalla parte destra. Partiamo col pellare un millimetro e vediamo come funziona. Pellatura un millimetro, funziona abbastanza bene, bisogna pressare comunque abbastanza con la pialla. Andiamo a un millimetro e mezzo. Un millimetro e mezzo funziona benissimo, la pialatura è uscita bella liscia. Ora proviamo col massimo, 2 millimetri. Bisogna spingere di più quando la piallatura è più bassa, perché si vede che i coltelli non riescono a limare bene. Invece con la piallatura, per esempio a 2 mm, basta anche senza schiacciare. Senza schiacciare a 2 mm pialla benissimo. Ora proviamo a fare una piallatura a V. L'angolo viene piallato in maniera praticamente perfetta, è bello liscio anche. Siamo giunti al termine della recensione anche quest'oggi. Il mio parere è che la pialla funziona abbastanza bene. Fa un po' di fatica a piallare da 0,8, ma più si sale, più la pialla, più i coltelli toccano, riescono a toccare il legno e a tagliare meglio. A 2 mm pensavo che facesse fatica a limare, invece ha limato abbastanza bene. Ci ho fatto un po' di piallature e ho notato che la batteria è scesa abbastanza. 10 minuti mi è durata la batteria, quindi dovete avere per forza almeno una batteria di scorta. Niente, spero che la recensione vi sia piaciuta, che vi sia piaciuto questo attrezzo. A me, se devo essere sincero, non dispiace, penso che lo utilizzerò abbastanza spesso per i miei lavoretti di hobbistica. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e mettete un like se vi è piaciuto il video. Buona giornata!